56 piccoli comuni del cratere Sisma 2009 sono dei piccoli gioielli che vanno ripuliti e riportati alla luce. Hanno una vocazione incredibile legata alla loro specificità e bellezza, legata alla vocazione turistica, legata ai prodotti enogastronomici. Da circa 5 anni l'ufficio speciale del cratere si occupa di riportare l'agibilità delle abitazioni, significa recuperare aggregati complessi, muratura intersecati gli uni negli altri, che sono degli insiemi quasi unici all'interno di ogni borgo. Quindi recuperare queste abitazioni è un tema estremamente complesso e difficile. Una volta che avremo recuperato la parte fisica, abbiamo un grande tema da affrontare, che è quello della occupazione delle tantissime seconde abitazioni che sono presenti. Il recupero di questi territori non si può fare da soli. Noi siamo un team di circa 100 dipendenti giovani che hanno ancora tanta energia da spendere nell'azione congiunta con i comuni, con i territori. Il tema di questa fase che ci apprestiamo ad affrontare, cioè capire quali sono i mezzi a partire dalla vocazione del territorio per sfruttare le vocazioni e rendere appetibile e affascinante agli occhi di molti, perché forse siamo ancora non bravissimi a pubblicizzare quello che abbiamo in termini di tesoro che ci circonda. Se avessi una bacchetta magica porterei all'istante le persone che in Italia e nel mondo, magari sono una decina, non tanti, si sono occupati di trasformare in fatti concreti delle idee meravigliose di recupero e rivitalizzazione di aree degradate, di aree malmesse, come in questo momento è in parte quella dei nostri territori.